Ah, non mi riferisco all'intelligenza artificiale, ma alle intelligenze angeliche, quelle che Dante indica nel suo paradiso, schierate in cori. Gli angeli cantano e suonano, sono descritti come espressioni di musica in tutte e tre le religioni monoteiste e in altre ancora. Riccardo Muti, in più di un'occasione, ha ricordato le parole del premio Nobel Elie Wiesel in riferimento all'Antico Testamento. Quando gli angeli apparsi nel sogno a Giacobbe risalirono in cielo, dimenticarono di ritirare la scala. Da allora essa è rimasta tra noi ed è la scala musicale che ci fa ascendere dalla terra al cielo. Questo ponte musicale lo testimonia anche una ricca iconografia che rappresenta angeli musici, a cominciare da quelli del celebre dipinto di Raffaello, raffigurante l'estasi di Santa Cecilia, angeli cantori in cielo cui la santa volge lo sguardo. Si potrebbe continuare con un lungo elenco di prestigiosi esempi. Ricordo solo i magnifici angeli musicanti dei Musei Vaticani, dipinti da Melozzo da Forlì nel 1471, affreschi raffiguranti gli angeli nell'arte di suonare ognuno uno strumento diverso. Gli angeli colpiscono altresì l'immaginario dei musicisti, ispirati dai messaggi che queste intelligenze angeliche hanno il compito di portare all'umanità. Ne è esempio la danza furiosa per le sette trombe scritta da Olivier Messiaen nel campo di concentramento di Gorlitz, 1940. Come a ricordare al mondo che le trombe del giudizio arriveranno e saranno gli angeli a suonarle, perché è scritto nell'Apocalisse. Sono gli stessi angeli che, suonando con forza le trombe, vediamo annunciare la fine dei tempi nel giudizio universale di Michelangelo, Cappella Sistina. Nei Vangeli è affidato ai canti angelici l'annuncio della nascita di Gesù ai pastori, scena magnificamente raccontata dalle note del Messia di Handel, 1741. Quando il coro celeste si allontana, i violini trillano sempre più flebilmente, per poi riprendere forza nell'arcinoto Alleluia, di consuetudine intonato a Pasqua o a Natale, ma che si sente anche in momenti e contesti molto diversi. Handel lo ha scritto per festeggiare il Messia con suoni gioiosi e maestosi, in cui idealmente umanità e angeli cantano in un unico coro, forse per percorrere insieme quella scala musicale che gli angeli ci hanno lasciato.